occasione per risolvere una questione un po' delicata. La Basilicata è l'unica regione d'Italia ad avere due denominazioni, Basilicata e Lucania, anche se Basilicata è la denominazione ufficialmente riconosciuta. Ma anticamente veniva chiamata Lucania, forse dal latino lucus, perché terra di boschi, o perché è abitata dai Lichi, un'antica popolazione dell'Anatolia, o perché attraversata da un popolo di guerrieri che andava alla ricerca della terra della luce. Basilicata apparve per la prima volta nel 1175, prendendo spunto e nome da Basiliscos, un amministratore bizantino. Una cosa è certa, che gli abitanti della Basilicata preferiscono essere chiamati lucani, piuttosto che basilicatesi o basilischi. La Basilicata ha due mari, lo Ionio ad est e il Tirreno ad ovest. Al centro è montuosa, con vette che arrivano anche sui 2000 metri, a sud è collinare e ad est è pianeggiante. La Basilicata si può volare come un uccello, attaccato ad una fune tra le Dolomiti. Si può andare alla ricerca di pini che si diramano come le dita di un nonno. Si possono visitare templi, castelli, cattedrali, chiese rupestri, centri arroccati o a forma di imbuto. Ecco, adesso io mi fermo, anche perché potrei andare avanti ancora per molto, ma soprattutto perché è giunto il momento di presentarvi i veri protagonisti di questa serata, i prodotti che mangerete, degusterete, uno per volta, solo quando ve lo dirò io. Siamo di ritorno dopo una vita di esperienze fatte fuori tra Roma, Lecce e tournée in tutto il mondo, però adesso abbiamo messo le nostre radici lì dove sono sempre state, in Basilicata, e quindi da Satriano partiamo alla ricerca del nostro pubblico. Il nostro ultimo spettacolo, Tabula, DOT, degustazione di origine teatrale. Invitiamo i nostri spettatori a tavola, appunto a tavola, e gli offriamo un viaggio sensoriale attraverso la degustazione di 5 prodotti a marchio, che sono la melanzana rossa, ecco perché siamo qui, felicissimi di essere qui a Rotonda nel Festival della Rossa e del Bianco, il peperone crusco, l'aglianico, il pane di Matera e il caciocavallo podolico. La sorpresa è che noi chiediamo ai nostri spettatori di non mangiare, ma di degustare, e quindi di fermarsi consapevoli ad ascoltare prima la storia che contorna e che c'è alle spalle di questi prodotti, per cui nel raccontare la melanzana rossa ad esempio arriviamo fino in Etiopia, e per raccontare il peperone crusco invece andiamo in Spagna, per raccontare il pane ritorniamo indietro nei secoli, arriviamo fino a quando non c'era nemmeno la ruota e quindi gli uomini attorno ad un fuoco mangiavano dei chicchi masticandoli, e quindi un viaggio attraverso i continenti ma anche attraverso il tempo. Abbiamo replicato poco prima per i ragazzi, e allora abbiamo raccontato soprattutto la storia del pane e della melanzana, quindi del pane e di un cumpanis, di un compagno. Il compagno che abbiamo offerto era appunto la melanzana. E la storia del pane, la storia che attraversa, come dicevamo, i secoli, ma anche abbiamo cercato di raccontare ai ragazzi quanto il pane sia sacro e di quanto sia universale, perché si è sviluppato e rappresentato in diverse forme in tutto il mondo, ed è una forma primitiva, una forma davvero sacra di nutrimento, e poi la melanzana per restituire ai ragazzi la loro identità. Io ho chiesto se sapevano da dove veniva la melanzana e tutti mi hanno risposto dall'orto di nonno. Gli abbiamo raccontato che il nome scientifico è Solanum etiopicum e che quindi la melanzana deriva dall'Africa. Il passato al quale io ora vi chiedo di guardare è un lontano 1400. Sono anni in cui dalla Spagna arrivano in Italia nel sud uomini conquistatori. E furono loro, uomini mori d'Aragona, a portare sulle nostre terre il loro tesoro più prezioso, il pimiento rojo. Upaparulo krusk. Partirono da luoghi lontani, molto lontani, soprattutto per l'epoca. Da questi fazzoletti galleggianti nel Mediterraneo, partirono per un lungo viaggio. Quando si va per strada, si sa, con sé si porta il necessario.
il meglio di sé. E questi uomini portarono ciò che credevano avrebbe potuto sopportare mesi di guerre, agguati, piogge. Ed è grazie alla loro audacia che il pimiento rojo venne diffuso e coltivato anche sulle nostre terre. Adesso è fotografato, schedato e protetto. Ha caratteristiche molto precise. Può essere appuntito, tronco o a uncino. Si semina d'inverno, quando il freddo punge le mani e le guance. E la raccolta avviene d'estate, a completa maturazione. Le bacche vengono prese e messe su dei teli di stoffa per 2 o 3 giorni. E poi ago e filo. Eh sì, ago, filo e peduncolo a creare delle vere e proprie collane, le serte, che poi vengono esposte al sole a colorare di rosso sangue vivo le facciate delle nostre case. Ed è lì che avviene il miracolo, la trasformazione. Solo in questo particolare tipo di peperone il peduncolo rimane ben saldo alla bacca. Giorno dopo giorno il sole lavora. Prima con luce livida, quella dell'alba, poi la sfera suprema sale, ingiallisce, che non la si può guardare, che sa d'inferno, poi ridiscende in un grande rosso malinconico tramonto prima del buio. Il sole scaccia l'acqua, elemento vitale, sì, ma che ora deve andar via, per poter donare lunga vita. E così, secco e fotografato, rimane. Fino a nuova vita, vita lucana, vita spagnola, vita viandante, ad insaporire salumi, a colorare carne, pesce e a rappresentare questo nostro pezzo di terra nel mondo. E ora, signori, è giunto il momento della prima degustazione. Per prima cosa attivate la vista, poi il tatto, prendete il crusco e degustate. La storia del pane inizia nella notte dei tempi, oltre che nelle notti dei panettieri che si svegliano ben prima dell'alba per impastare. Pare che già 10.000 anni fa noi disponessimo dei chicchi. Lo dimostrano alcuni ritrovamenti in alcune grotte. Ma pare che per molto tempo ci siamo limitati a masticarli, magari davanti ad un fuoco, incapaci di pensare il pane. Eppure è successo. Qualcuno l'ha inventato. Ma chi è stato il genio? La storia del pane è la storia dell'incontro tra la natura e l'uomo, tra i 4 elementi, la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco e il fare dell'uomo. Il pane è sacro. Era una sera di poco meno di 2000 anni fa, c'era una grande folla da sfamare, ma c'erano solo 5 pani e 2 pesci. Fu un miracolo e ne mangiarono tutti. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, quello che serve per vivere ma anche per far festa. È sempre lui. Scelse proprio il pane e il vino come memoriale della sua morte e resurrezione. Il ciclo del grano, del pane, è come il ciclo della vita. Nascere, crescere, dare frutti, morire e poi ricominciare. Ma questo ciclo fa paura e bisogna esorcizzarlo. In Lucania, al tempo della mietitura, si celebra la passione del grano. Un rito agricolo delle antiche civiltà religiose del Mediterraneo. La paura del vuoto vegetale dell'inverno ha spinto i contadini a credere che la mietitura fosse come un'offesa arrecata al grano, ucciso dalla falce. E allora che il delitto si compia, ma sotto forma di una sacra rappresentazione, la caccia ad un mitico animale, il capro. Decisi a dargli la morte. E l'uomo capro, in fuga tra le messi, cerchi disperatamente di evitare l'agguato, degradandosi nella disperata angoscia della bestia braccata. La battuta di caccia, freneticamente animata, si svolge mentre nei campi le spighe continuano a cadere sotto le falci. Ecco, si dice al grano, non ti stiamo mietendo. Qui, con le falci, stiamo cacciando il capro.
Non è gioia il racconto, ma è un delitto da occultare con questo miserabile inganno. Non siamo noi la causa del vuoto vegetale. Noi con le falci abbiamo ucciso il capro che danneggia le messi. Uccidendo la bestia nociva, noi ti vendichiamo. Recitando il martirio del capro si attenua il terrore del futuro, quando i campi, spogliati dalle messi, testimonieranno l'avvento del vuoto vegetale, delle giornate senza lavoro, della disoccupazione contadina. Per fare il pane ci vuole la terra, il grano, la farina. Per fare il pane ci vuole l'acqua, la vita. Per fare il pane ci vuole l'aria, il lieto. Per fare il pane ci vuole il fuoco, la pietra, la legna. Per fare il pane ci vogliono le mani esperte a rimpastare. Il pane. Il pane di Matera, che racconta già nella sua forma la terra in cui nasce. Delle colline brulle, tagliate all'improvviso da profonde gravine. E nel colore marrone della crosta ricorda le stoppe bruciate dopo la mietitura. Nel colore giallo della mollica il grano appena raccolto. Per fare il pane ci vuole il tempo. Passato, presente e futuro. Il pane, anche il più nobile, il più saporito, per essere degustato ha bisogno di un cum panis. E noi vi offriamo la rossa! Signore, signori, signorine, ascoltate, da oggi si compie un grande evento. Anche l'Italia avrà il suo impero, ne sarete voi degni? La folla prorompe in un formidabile sì! Degni? Noi degni? Ma certo che siamo degni! Allora su, forza, bisogna andare, partire, ma solo i più coraggiosi, i più intraprendenti. Bisogna partire, andare, e bisogna credere in questo grande sogno italiano, nell'impero africano. E in cambio avremo abbondanza e ricchezza. Dall'Africa arrivano foto di olive grandi come delle zucche e le galline sono alte quanto a me! Ma che cosa c'entra il colore della pelle? I nostri nipoti avranno il colore nero, nero, come la grande notte africana. Su, bisogna andare, perché la terra ha bisogno di braccia per il lavoro che non fa paura. Ma è il 1935 e una grande nube minaccia tutto il mondo. Una guerra, la più cruda, la più brutta, una guerra mondiale. E che dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare al paese. Ma come? Noi che abbiamo creduto in questo sogno, che dall'Italia, dalla Basilicata, siamo venuti fin qua giù. E che mi porto? Tutto, tutto, tutto mi porto! Fecero il viaggio al contrario con le tasche piene di semi. Arrivarono, piantarono tutto, ma tutto andò perduto. Tranne l'Assolanum Ethiopicum, una nuova Africa, l'Africa lucana. Ed è così che la melanzana rossa cresce e sorprende e colora di rosso come un pomodoro le terre del pollino di Rotonda. A marlangiana, che sa di dolce, che non picca e che rimane bianca come la grande luna africana. Bianca, rossa, rotonda, di Rotonda. E ora, signori, è giunto il momento della seconda degustazione. Il pane, la rossa, oppure se volete il pane con la rossa. Prego. Le podoliche sono vacche rare e solitarie. Sono arrivate fin qui dall'antica Russia. Vivono libere allo stato brado. Ancora oggi,
È possibile, attraversando alcuni boschi, incontrarne, anche per strada. Voi siete con la macchina e all'improvviso ve ne trovate una, centrostrada. Voi non sapete bene che fare, ma lei non è minacciosa. E pensate che faccio suono. Ma se avete la calma, la serenità e la forza di affrontare quello sguardo, vi rendete conto che lei vi sta invitando a rispettare un tempo, che è il suo tempo, che è un tempo lento, dilatato, in via di estinzione. E mentre voi siete lì che pensate al correre, alla vita frenetica, alla fretta, lei ha distolto lo sguardo e se n'è andata. Le campane che state ascoltando sono la casuale gerarchia di suoni che si genera durante la transumanza nel labirinto dei trattori. Il suo è un latte preziosissimo, perché è poco, perché è rubato ai piccoli e perché miscela di erbe prelibatissime. Di tutti quanti i prodotti che derivano dalla podolica, quello che noi abbiamo scelto per voi è il cacio cavallo. Cacio cavallo, forse perché cacio formaggio di cavallo, o perché messo a stagionare a cavallo di un giunco, oppure qualcuno dice dal turco, cascavallo. Tutto quello che c'è in mezzo, tra l'immagine di una vacca podolica e il pezzetto di formaggio che voi ora avete nel piatto, quello che c'è in mezzo è un perdersi. Pensate a queste vacche come vivono libere. Pensate agli allevatori che salgono fin lassù in quei boschi a mungerle. Pensate al modo di fare il formaggio, al caglio. Secoli fa, alcuni pastori nomadi, per trasportare il latte, usavano come bisaccia, come contenitore, lo stomaco degli animali uccisi e essiccati al sole. Quando poi andavano a riprenderlo, questo latte, aveva una consistenza diversa, anche un sapore diverso. Avevano inventato il formaggio. Dopo averlo fatto cagliare, bisogna prendere questa pasta filante e con le mani, nell'acqua bollente, bisogna lavorarla. Anche quello è un tempo dell'attesa. E poi, appena pronto, messo a stagionare a cavallo di un giunco. Ora è presidiato, perché dice il disciplinare, è eccellente. E ora è giunto il momento del podolico. Oppure potrei dettarvi le ricette della colazione di metà mattinata durante la vendemmia. Baccalà dorato e fritto, pizza chiena, salumi, formaggi e lì sul vulture prendono una panella, la scavano, poi la riempiono di pomodoro, peperoni e la ricoprono. Potrei farvi sentire le risate dei bambini che saltano la scuola pur di saltare in mezzo ai solchi. Oppure del nonno che viene dietro a raccogliere tutti quanti gli acini caduti per terra e a sentirlo borbottare acino, acino, singa, acino. Potrei raccontarvi della tradizione che si fa innovazione e che diventa marchio, prestigio, riconoscimento. Potremmo discutere fino a domani mattina dell'utilizzo delle bottiglie di rovere, di acciaio, cemento. Potrei parlarvi delle origini greche del nome, da ellenico ad aglianico. Oppure raccontarvi di Ulisse e del vino che offrì a Polifemo in cambio della mancata ospitalità. Potrei recitare a memoria il disciplinare DOC del 2010. Ma tutto questo non farò. Vi invito invece a prendere questo calice e nell'assaporarlo, a pensarlo come un vino vivo. Qui dentro ci sono i volti delle persone che lo hanno pensato per voi. E ancora, assaporate quanta passione ci vuole per generare miracoli divini come questo. Questo pasto, sì, nostrano, ci ha condotti anche lontano, porta l'eco di altre terre, di specialità e di tante guerre. Non cibarsi, assaporare e volerlo raccontare, che il potere evocatore di un aroma, di un sapore, trova spazio e dimensione solo nella condivisione. Ciò che lega i commensali sono rapporti un po' speciali, di molteplice natura. Questa è stata un'avventura che io mi auguro gradita, la mia tavola imbandita. Bravo!